Ciao ragazzi e ragazze, allora, nuovo video, spero che esca un video, oltre che voglio fare, anche leggero da fare. Tipo, uno ne ho già in mente, solamente che ci metterei tantissimo a farvelo vedere, cioè, non tantissimo, però sapete come io sono, no? Cioè, come sono io che mi dilungo sempre. Comunque si vede sempre Spank, eh? Sempre Spank si vede qui, sempre. Vabbè, comunque, adesso vi faccio vedere. Vediamo cosa peschiamo, speriamo di pescare, adesso guardo sul quaderno cosa c'è, che video ci sono, speriamo non escano, no, io rimescolo, no, ne ho pescato uno piccolo, vabbè, allora, sì, non è... Lo faccio subito, solamente che è un po' complicato perché adesso in questo momento ho la telecamera interna. Quindi era uscito il long tour. Allora Gaia mi dispiace però ho già fatto un video adesso, quindi cioè nel senso per te, quindi... E poi avessi la... Comunque dato che è uscito te lo faccio dopo. Non mi ricordo più che bigliettino era adesso. Vabbè, dovrei aprirli tutti. Dai. Scusa, me ne faccio un altro, Dopo mi ricordo, Dopo mi ricordo che devo fare long tour. Allora, vediamo questo. Questo è spesso in una maniera che non so. Ecco, sto video. Allora, già, questo lo posso fare, dai. Faccio questo. Allora, questo qui me l'ha richiesto John Cena. Cosa c'è nel mio telefono? Ok. Allora... Vi dico solo che, scusate, teniamolo aperto perché, allora, nel mio telefono ho un po' di cose, solamente che la maggior parte non posso usarle. Allora, vi dico subito il perché. Allora, perché io sono in una zona, allora, abbiamo cambiato e abbiamo messo infostrada, solamente che io sono in una zona che non prende niente. Se voi vedete caricato un mio video, o è perché... mi è andata buona che si è caricato, o perché si è ripigliato qualcosa, perché se no ogni 3x2 si blocca qui. Quindi, infatti scaricare applicazioni è un po' difficile. Allora, vi faccio subito vedere la mia cove. Il mio, innanzitutto, io ho il Galaxy S3, no? Che è questo qui, blu, ce l'ho blu, no? È stupendo, è straspecchiato, non me lo ricordavo così. Cioè sì, va bene, meglio. È questo qua, come potete vedere. Mi vedete riflesso 523 volte, comunque questo. E poi ho questa cover, in questo momento questa cover, che è la mia preferita, che ha... Vabbè, l'avete già vista in un altro video, quindi è questo con Corilla Kuma. E qua le zampine viola e tutti i diamantini. Niente di che, principalmente, è così, è semplice. Vabbè, il mio telefono è un po' rovinato perché mi è caduto una o due volte, però poi è venuto qui, qui, qui e qui. E c'è da dire che io tengo la mia roba, quindi se si rovina mi dà un po' fastidio. Poi, vabbè, io come salva schermo, chiamiamolo, dai. Ah sì, sono le 14:17, di già, vabbè, non perché devo fare un impegno, però vabbè. È venerdì 6 febbraio, quindi non so quando vedete questo video perché ne ho girati una marea. E il mio screen salva schermo è qui con Ariel. Stupenda. Se avete sentito il rumore è Poo. Allora, se io magari spengo la luce per un secondo per farvi vedere il salva schermo, direi che non è male. Ok, questo è il mio salva schermo, vabbè, fa niente. Devo abbassare la luminosità del telefono, comunque questo. Poi... Così vedete benissimo. Allora, poi cos'ho? Sulla schermata principale ho app immagini. Io ho su Snip, WeArtIt e Instagram. Queste tre. Come potete sapere, io ogni volta che vado su internet, cioè, e apro queste cose, non me le fa vedere. Cioè, io non le posso vedere, quindi è da tantissimo che non ci vado su. Poi ho quest'altro app, perché è quello... Sì, app, perché ce ne sono vari. C'è il Play Store, Galaxy Apps, Cocoppa e Pedometer. Pedometer è quello per camminare, no? E Cocoppa sapete tutti qual è.
e sono queste. Poi cos'è che ho ancora? Ah, il mio sfondo è questo, adesso ve lo faccio vedere per bene, in una schermata che è vuota, ecco. È questo con Daisy, versione ragazza. Secondo me è molto bello. Poi, cosa abbiamo ancora? Poi abbiamo galleria, musica, video e fotocamera qua sotto, qua. Poi abbiamo rubrica telefono, Chrome, messaggi e applicazioni qua. Poi cosa abbiamo? Nel secondo abbiamo torcia, la torcia, che se io schiaccio vi abbaglio, scusatemi. Poi qua sotto ho contatti, cos'è che ho aperto? Ho aperto la rubrica, va bene. Qua sotto ho contatti con mamma e Dennis, che è il fidanzato di mia mamma, perché ogni tanto mi chiama. Poi qua, anzi veramente quello lì serve per chiamare, però io ho messo quei due, però va bene. Poi qui ho il fuso orario di Buenos Aires e San Francisco. Se mi interessa, Buenos Aires sono le 10:19 e a San Francisco sono le 5:19. Invece qui in Italia sono le 14:19 del venerdì 6 febbraio. E qui a Galbiate c'è la nebbia. Galbiate è un paesino sopra Lecco, come sapete. Ok. Poi qui ho una sveglia con scritto alle 7:15 che mi devo alzare a leggere, cosa che ho fatto alla fine, però vabbè. Poi qui ho altri due fusi orari. Non ve li ho fatti vedere i fusi orari. Questi sono quello di Buenos Aires, giusto? Sì, e San Francisco. Quello che non vedete è perché è 10, 10:20. Poi, invece, a Tokyo sono le 22:20 e a Toronto sono le 8:20, perché sono le mie città preferite, quindi. Ok. Poi qua invece ho My Shopee, che serve per fare la spesa, Money Lover, che serve, come sapete tutti, per le finanze, poi ho Engemed Rings, che è quelli di Tiffany, poi ho Pandora, poi App del Giorno e Annunci Kijiji, vabbè questi qua, come potete vedere, My Shopee, questi, ok. Scusate se non vi metto i nomi delle app sotto, ma non ne ho voglia, principalmente. Allora, My Shopee è il primo col carrello della spesa. Money Lover è quello col maialino. Engagement Rings è quello di Tiffany. Poi Pandora, vabbè, è quello di Pandora, quindi non c'è bisogno. App del giorno, e poi non c'è Kijiji, quindi questi li avete capiti. Poi si ritorna alla pagina principale. Andiamo sulle applicazioni. Quanto scommettete che ho aperto i messaggi? Infatti, vabbè, andiamo su applicazioni. Ok, su applicazioni ho archivio e una marea di cartelle. Ho quelle importanti, in cui ci sono principalmente tutti quelli del telefono, musica, galleria, fotocamera, radio FM, rubrica, messaggio, telefono, calcolatrice, calendario, registro vocale, orologio, ricerca vocale, guida. Cioè, quindi, tutti quelli del telefono, da Samsung. Quindi questi penso che non vi interessino. Poi ho Samsung, che c'è Samsung Hub, Samsung Link, Video e Galaxy Apps, perché sono quelli, appunto, Galaxy e per i Galaxy, appunto. Vabbè, ve li faccio vedere se vi interessa, ma penso, cioè, tutte queste, a parte forse una tra queste, forse mi sta chiamando qualcuno. Scusate, mi ha chiamato. Chi? Il fidanzato di mia mamma, cioè, questo telefono mi sembra un telefono centralino, e poi a me non piace testare tanto il telefono, quindi, vabbè, lasciamo perdere. Cioè, preferisco fare video che stare al telefono. Poi ho questa cartella che ho chiamato S. Perché? Perché c'è S voce, S memo, S suggest e paper artist, che ha su una S. Quindi, come potete vedere, queste sono la cartella S, tutto con la S, quindi. Tra l'altro, S memo mi piace molto, devo utilizzarlo più spesso, perché è carino. Poi ho Play, che c'è Play Libri, Play Store, Play Music, Play Edicola, Play Games e Play Film. E questi sono di Android, quindi. Questi qua sono di Android. Penso che capite qual è Playbook, Play Games e Play Music, perché si capisce, c'è proprio l'icona uguale. Quindi. Ah, l'unico che magari non si capisce questo blu è Play Edicola. Ok, poi Google, ho Google, Google Più, Foto, Maps, Impostazioni, Traduttore e Drive. Ne avevo scaricate tantissime sul tablet, poi le ho cancellate perché tanto non le usavo, quindi queste. Questo principalmente è l'unico che posso togliere, il traduttore, però è l'unico che mi serve, quindi tutti gli altri me li devo tenere per forza. Sono questi, quindi questi penso che tutti ce li abbiate. Poi ho email, che c'è Gmail e email. Email non l'ho mai usato, però. Vabbè, fa niente. Poi c'è Facebook e Twitter, in cui ho Facebook, ho gestore delle pagine, Messenger e Twitter.
Poi scusate, ma mi sembra che questo video l'ho già fatto una volta. Vabbè, forse l'ho fatto una volta, però fa niente. Vabbè, se volete ho delle pagine su Facebook, se volete guardare, solamente che da un bel po' che non le aggiorno. Comunque. Poi ho... Ah, ma se non vi dico i nomi come fate a sapere? Vabbè, ve le dico, eh. Se me lo legge anche se non sono su YouTube, speriamo. Ah, no, è vero, si era proprio impallato questo. Scusatemi, quindi no. Non posso farvi vedere niente. Oh sì, fa vedere. Fa vedere, vediamo, eh. No, questi sono quelli che sono online adesso. Esatto, allora, le mie pagine Facebook, come vi dico, è da un po' che non le aggiorno. E quelle che vedete sono foto che ho preso da internet. Allora, c'è... Ho Plug20, tra parentesi millimetri, perché sono come ce li ho io. Poi ho Fairy K e tra virgolette Love. Poi ho i libri del cuore. E poi ho la barra, cioè come si chiama? Lo slash? No, vabbè, questa barra, l'essenza della bellezza, ok. Ho queste quattro pagine. Quando avrò un computer decente e una connessione decente, magari li aggiornerò. Comunque, se vi interessa, potete andarle a vedere. Poi, cosa ho? Ho Messenger e Twitter. Vabbè, queste quattro. Poi, cosa abbiamo? Ho WhatsApp, che ho Hangout, Chantuan e WhatsApp. Adesso non chiedetemi il numero di telefono, perché volete WhatsApp, perché... Ok, queste. Poi ho... immagini, una carta di immagini con WeArt, Instagram, Pinterest, DeviantArt, Snap, Flipboard, Tumblr. E sono questi. Questi penso che tutti lo conoscete. L'unico che volevo cancellare è la Filboard, che non lo uso mai, ed è l'unico che devo tenere per forza. Quindi. Poi ho internet, ho Chrome, internet, YouTube e altri servizi. Questo. Principalmente YouTube qua non è sulla cartella principale, perché YouTube lo guardo sempre dal tablet. Quindi. Poi ho varie, che ho Download e Dropbox. Dropbox non lo uso quasi mai, quindi vabbè. Poi ho Vodafone, che ho Discover e Updates, questi due. Poi ho App e c'è QR Droid, Icon Conjure, Cocoppa, Antivirus, Group Play, Icon Conjure, app del giorno. E sono questi. Poi ho Chili Cinema, ed è, penso che ci sia anche su, cioè, chi ha l'iPhone me lo può dire, se c'è anche sull'iPhone, perché non lo so. Annunci Kijiji e Wikipedia, in quest'altra cartella che ho chiamato Wikipedia, vabbè. Cosa c'entra gli annunci di Kijiji, però li ho messi dentro. E poi ho Appvari, che sono quelli che ho anche sulla schermata principale, no, su quell'altra schermata, che sono Money Lover, My Shopee e Pedometer, che principalmente queste sono le mie preferite. Poi ho Gioielli, che è Hangman Rings, Pandora, Trollbits, Shop by Shop, penso, vabbè, questi qua. Trollbits, tra l'altro, se non lo sapete, c'è Alecco. Alecco c'è Trollbits ed è dove? Per farvi capire, perché io sono di Lecco ma non so le vie, cioè io vado a negozi, anche a Milano vado a negozi, cioè sono davanti al negozio questo, ma non ti so dire dove sono. Cioè ti dico, sono nel negozio che ha Mondadori vicino al Duomo, anzi, chi è di Milano? Vi prego scrivetemi se c'è ancora il negozio Mondadori in centro Lecco, perché quando sono andato io c'era scritto che si era trasferito in un'altra via, e poi sono andato sul sito internet e ho cercato quella via, ma... Cioè, sul loro sito Mondadori ho guardato, ma non c'è. Boh, vabbè. Chi di Milano mi sappia dire. Poi cos'è? Ho un po' di cartelli riguardanti i giochi. Ho Jump, Fall, Drop, Revenge, che sono Happy Jump, Happy Fall, Ice Cream Jump, Ice Cream Drop, Happy Poo Jump, Happy Poo Fall. Sono questi, ma vabbè. Comunque, quello che vi consiglio, perché ha molte più cose, sono Ice Cream Jump. È quello che puoi cambiarlo di più. Più carino, secondo me. Poi ho... Gameloft e ho Fantasy Town, una versione Fantasy Town, seconda versione, Little Pet Shop e My Little Pony, e sono queste. Ok, poi cos'è? Ho Hello Kitty Saloon, però posso cambiare perché non ho più Saloon, e questa è Hello Kitty Cafe, è carino, chi lo vuole è carino. Poi ho giochi app e c'è Pooh, Fruit Ninja, Mew, Bubble Beer e Pets Claw. Pooh, Fruit Ninja, Mew, Bubble Beer e Pritz Claw. Mew, Bubble Beer e Pritz Claw. Ok.
Poi cos'è che ho? Poi impostazioni e Vodafone SIM. Basta, non ho più niente. Vabbè, poi ci sono i widget, ma i widget sono sempre inerenti a... alla... come si chiama? I widget sono sempre inerenti alle applicazioni, quindi... amen. Quindi, spero che questo video a John Cena sia piaciuto. Ovviamente so che non è John Cena, cioè nel senso... il wrestler. Scusami, però a me il wrestler... Comunque... No, spero davvero che a John Cena questo video sia interessato anche a qualcun altro, e noi ci vediamo subito adesso, se ho tempo, adesso guardo se ho tempo di farne un altro, se no amen. Sì, se ne trovo uno corto da fare ne faccio anche un altro, cioè se ne pesco uno che è corto da fare lo faccio, altrimenti mi dispiace ma non posso. Quindi spero che questo video sia piaciuto a te John Cena e a qualcun altro, e noi ci vediamo al prossimo, ciao!